periodo in cui è avvenuto questa distruzione della statua era un periodo, diciamo, che vedeva un po' di zelo, forse eccessivo, per l'arte cristiana, quindi tutto ciò che rappresentava residui di paganesimo, quindi di altre religioni, eccetera. Veniva, diciamo così, facilmente messo fuori dalle chiese o distrutto. Lo zelo di questo vescovo naturalmente fu eccessivo, quindi oggi anche la chiesa naturalmente rimpiange, ha un po' di nostalgia di questa statua, quindi per carità è un tempo che nessuno vuole giustificare. Oggi la Chiesa, non solo da sempre, oggi e sempre, la Chiesa ha avuto amore per l'arte. L'arte rappresenta veramente una forma in cui la fede stessa si esprime, anzi la fede è produttrice di arte. Basta guardare tutte le nostre chiese, basta guardare la funzione che la Chiesa ha avuto sempre, di cui è ricca soprattutto la nostra Italia, ovviamente, e il sud della nostra Italia. Quindi, però in quel periodo un po' di zelo eccessivo, un po' di fondamentalismo, diremmo oggi, ha portato il vescovo a decidere di distruggere questa statua. Naturalmente poi, per chi crede, si tratta di una statua pagana, cioè bellissima, però voglio dire, non faremo certo la processione a Iside Triforme, però ricordare il mondo greco, romano e quello che questo mondo classico ha dato all'arte, alla bellezza, insomma alla cultura, alla nostra cultura, ci fa veramente piacere. Ma per la nostra cittadinanza che oggi si riprenda e ci sia l'iniziativa anche di rifare questa statua con materiale diverso, ovviamente, perché quella originale doveva essere di marmo, per la cittadinanza è anche un momento di ritrovare una memoria storica molto importante. Considerata l'origine anche di Polizzi, che appunto l'etimologia della parola viene fatta risalire appunto al linguaggio greco, alla terminologia greca, polis, isis, quindi città di Iside. Se questa, diciamo, etimologia è esatta, quindi noi ritroviamo un pezzo di storia che non è solo quella cristiana, ma anche la storia precedente, la storia dell'insediamento avvenuto in epoca greco-romana. E ritrovare la memoria dal punto di vista culturale è estremamente importante, perché tutto ciò che è cultura, cioè tutto ciò che l'uomo ha realizzato nelle varie forme, nei vari modi, nelle varie epoche, tutto è prezioso. Quindi, da questo punto di vista, veramente questa statua, in un certo senso, ci fa recuperare qualcosa che fa parte della nostra identità culturale e quindi anche del nostro futuro. Devo ricordare che in questo senso il cristianesimo ha vissuto come altre religioni. Basta pensare alla distruzione delle statue di Buddha da parte dei fondamentalisti islamici nella storia del cristianesimo, soprattutto nei primi secoli. Se questo del Settecento, diciamo, è un episodio tutto sommato increscioso, però piuttosto raro. Nei primi secoli, e purtroppo anche nel cristianesimo ci furono momenti di zelo eccessivo
quando furono distrutti i templi greci, insomma, monumenti, eccetera. Però la storia è fatta così. Indietro non si può tornare. Quello che si può restaurare, ricucire, ritrovare è tutto ben fatto e ben detto. Adesso si è chiarito che il cristianesimo non va considerato, diciamo, come momento in cui tutto il resto è negativo o va distrutto, ma è il cristianesimo va a recuperare tutto ciò che di buono, di bello, di vero c'è in tutte le culture, in tutti i popoli, in tutte le religioni. Però questo è un acquisto, è un esito che viene anche dal Concilio Vaticano II, che ha aperto la Chiesa a un dialogo più profondo con i popoli, con le culture. Quindi l'evangelizzazione, l'annuncio del Vangelo non è annullamento dei valori o della bellezza che c'è negli altri popoli, nelle altre culture o nelle altre religioni, ma è valorizzazione di tutto ciò che l'uomo, in quanto uomo, ha prodotto, ha realizzato nelle varie forme di arte e di cultura in genere.